Santino, dica 33. 33. Apri la bocca, apri la bocca. Bravo Tino. Solo che in questo caso 33 non è il numero della salute, è il numero della fregatura. È il numero del furto. Del furto. Sarà praticamente la nuova smorfia napoletana. 33, il furto al ristorante. Furto ristorante. Bello, bello. Raccontaci che cosa è successo. È stato proprio questo il tavolo 33, ecco, il tavolo incriminato, questo qua. Erano un maschio e una donna, anche se in foto sembrano due donne. Quindi hai già visto. Sì, non sì, è che sì. Uno ha tentato di camuffarsi. No. Ha tentato di camuffarsi con la mascherina, però c'è come stato. Fa, come fa, fa. C'è stato, sì, 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 se l'alzava, se l'abbassava, anche mentre mangiava, lui cercava di tenere la mascherina proprio per nascondere. Quindi era premeditato, c'era il dolo. E penso proprio di adesso sì. Adesso andiamo ad Alessandro, fracama Alessandro. Grazie. Ma Alessandro ce li ha più lunghe di chi ha tentato, è vero, è così. Praticamente hanno, cosa hanno mangiato? Hanno mangiato una boule di frutti di mare, hanno mangiato una tartare di tonno. Io hai capito? Hanno bevuto delle birre, hanno fatto un buon antipasto, erano lì in procinto di aspettare il loro primo piatto, hanno ordinato un risotto al franciacorta e gambero rosso. Sì, però diciamo che era una domenica molto 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 particolare, una domenica di pieno. Grazie al cielo. Grazie al cielo. Era una domenica di pieno e hanno atteso qualche minuto in più per avere un risotto, che poi alla fine il risotto sappiamo che ha 18 minuti di cottura soltanto il riso, però loro, ignari di questo, hanno pensato di non mangiare il primo e alzarsi e darsela a gamba senza pagare il conto del qui non hanno costoso. Protestato dicendo c'è troppo tempo per un risotto, no. Sono andati uno per volta, si sono alzati con la scusa di una sigaretta e non li hai visti hanno, più hanno abbandonato. Non sei proprio quella cosa, prendi la sigaretta, fai finta di niente e se ne vai. È proprio così. Come fai tu, Tino? Perché lui è così, non lo ospitare mai perché a Rob, ruba. Vabbè, a quel punto tu decidi di fare questa iniziativa. Siccome vengono ripresi dalle telecamere. Ho delle telecamere di sorveglianza, delle telecamere a circuito chiuso. Tra l'altro, buone telecamere, perché li proprio hai visti, si vedono. Sì, un buon impianto di telecamere e si vede proprio tutto il percorso che loro fanno, tutti i movimenti, anche perché il sistema di telecamere è dotato di ben 8 telecamere. Tino, io ti troverò. Cioè, hai capito? Sono quasi. Te lo sei fatto, spaventato. Io ti troverò. No? E quindi tu che hai fatto? Posti questa foto con i volti coperti. Giustamente. Come primo passo di questa cosa e gli dai un ultimatum. Gli do un ultimatum, gli do 5 giorni per tornare qui al ristorante e saldare il conto. How much? Siamo sulla 100 euro. Appena 100 euro, ragazzi, 100 euro non è che te li trovi così. No, specialmente in questo momento dove stiamo cercando di risalire la china. Sappiamo tutti quanti che proviamo da una situazione Covid non facile. 2 anni che ci ha praticamente messo in ginocchio nel mondo della ristorazione, dove noi fortunatamente, noi ristoratori, ma specialmente noi qui a Belvedere, abbiamo lavorato, in quest'estate abbiamo lavorato e siamo riusciti un po' a rifarvi un po' le ossa. Sì. In questo momento diciamo che qualsiasi cosa persa è comunque doppiamente persa. Dimmi un po', ma si è riuscito tramite l'intelligence a capire almeno di dove sono? No, sfortunatamente no. C'è qualcuno che magari privatamente mi ha detto sì, ma Forse possiamo vedere, se riusciamo a vedere i volti ancora meglio, però in questo momento tu non lo fai. In questo momento ancora non lo faccio ancora e chissà, però è strana, situazione molto 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 strana, imbarazzante, croccantina, come piacciono a noi. Quindi io vi consiglio di venire qui, perché altrimenti Alessandro vi troverà, diaframma. Io aspetto un altro po', gli altri due giorni, poi vado a fare una denuncia ai carabinieri, sì, assolutamente, anche perché dobbiamo tutelarci, lo faccio io a nome di tutti i ristoratori, e anche perché queste sono cose che non devono assolutamente capitare, assolutamente. Quel risotto che loro non hanno mangiato si può ancora avere. Tino, fammi lavorare, stiamo lavorando anche per te. Sto lavorando anche per te, non si può. Ma me lo paghi o scappi? Cioè, neanche dopo, Tino, noi due non abbiamo fortuna nella vita nostra, non abbiamo fortuna, Tino.